Amici e amiche del canale, buongiorno. Oggi, a grande richiesta, farò una sfida per voi. Io contro un chilo di mezze maniche. Ecco, facciamo anche la pubblicità alla Divella. Divella, mi devi portare 3-4 cartoni di pasta, le sto a fare pure la pubblicità, eh. No, sto scherzando. Adesso li andiamo a cucinare e vediamo se ci riesco, perché sono tanti, tanta di roba. Ma ci proviamo, dai. Male che vada, me ne mangio un po' e pranziamo bene, ok? A dopo, ciao amici. Allora, l'acqua sta bollendo, andiamo a mettere il nostro chilo di pasta. Guardate, non dico cavolate, un chilo, eccolo qua. E lo andiamo a mettere dentro la pentola, il nostro bel filetto. Guardate, tutto in diretta. Ecco, uno è buono io, vabbè, un chilo meno uno. Eccolo, vi faccio vedere. Se li metto tutti, non c'è trucco, non c'è inganno. Eccoli qua, mi sa che l'acqua era pure fuori. Ecco, finito, non c'è niente, un chilo. Adesso lo cuciniamo e ce lo mangiamo. Oddio, proviamo a mangiarcelo, perché è tanta, tantissima. Camera, faccio un'inquadratura dentro. Guarda che roba, va. Vabbè, ci proviamo, dai, a dopo. Eccola qua, l'abbiamo messa in padella, così almeno si mangia meglio. Guardate che spettacolo, ragazzi, un chilo di pasta. Adesso ci proviamo, vediamo se ci riusciamo. Sentiamo se è buona. Buonissima. Buona al dente, bella al dente. Buona. C'ho una fame. Buonissima. Me la mangio tutta, sì, ce la faccio, Adesso cambiamo inquadratura, la mettiamo di qua, perché sennò il cameraman gli vengono le mani, gli pesano le mani, perché dopo deve stare fermo sempre così. Cambiamo inquadratura, dai. Mi sono dimenticato di metterci il peperoncino, l'immancabile peperoncino. Eccolo qua. Ce lo metto dentro. Mi sono dimenticato prima. Ce lo mettiamo. Eccolo qui. È immancabile il peperoncino. Senza peperoncino io la pasta non la mangio, anche se poi dopo mi brucia il sederino. E lo so, che devi fare? Ah, quanto è buona, mamma mia. Ai manager della Divella, la pasta è buona, complimenti. Però ricordatevi di me. E ricordatevi di me. Bello al dente. È tanta, ragazzi, non è facile. Mamma mia. Però c'avevo fame, quindi avendoci fame è più facile mangiare. Poi a me la pasta asciutta fa impazzire. Prima mi sono allenato e quindi sono anche giustificato a mangiare così tanta pasta. Scusate se parlo con il boccone in bocca, però ogni tanto devo pure parlare, Non è che posso soltanto mangiare e basta. Ci beviamo anche un goccettino di vino, eccolo qua, Montepulciano d'Abruzzo, non si inquadra bene, Montepulciano d'Abruzzo, DOC. Anche questi che fanno il vino mi devono pensare. Una bella cassa di vino a Enrico Caffarelli, perché
Il Montepulciano è spettacolare, però se è gratis è meglio. Alla salute, cin! Ragazzi, l'impresa è ardua, eh? Si comincia a sentire la pasta, eh? Ho quasi fatto mezzo chilo, mezza padella, si comincia a sentire proprio, però fortunatamente ancora ho fame, perché come vi ripeto oggi mi sono allenato e quindi allenandomi, non mi voglio sbagliare a parlare italiano, anche se, se sono una capra, mi è venuta molta fame. E quindi sono affamato, questo chilo penso proprio di riuscirlo a mangiare, sono sicuro, anche se sono già pieno, eh. Ragazzi, sto quasi al capolinea, eh? Adesso un bel bicchierino, un goccettino di vino per mandare giù la pasta, tutta sullo stomaco ce l'ho, è tanta, eh? Un chilo è tanta, ragazzi, l'altra volta d'estate ci sono riuscito, questa volta pure, però questa volta è più dura, è proprio dura, sono arrivato proprio al capolinea. Però la finisco per voi, per quelli che mi hanno detto fai la sfida, ecco, la sto facendo, la faccio soltanto per voi, perché a me non mi interessa farla. Ragazzi, sto alle battute finali, è durissima, non ce la faccio più, sto boccheggiando, stasera non ceno sicuramente, un altro goccettino di vino, Montepulciano, chi produce Montepulciano, se me ne mandasse una cassetta non la manderei indietro. Oggi sto facendo pubblicità così a gratis, senza saperlo, perché sto mangiando pasta di Vella e Montepulciano d'Abruzzo, prodotti tipici italiani. Ragazzi, stiamo alle battute finali, ne sono rimasti veramente pochi, sono esausto, non ce la faccio più, però l'impresa sembrerebbe riuscita, adesso vi faccio vedere,
non mi chiedete più di fare sfide, eh? Almeno da qui a dopo Natale, se no con le feste di Natale lo sai come divento, così devo andare a correre mattina e sera. Ragazzi, a parte questo peperoncino che ho in bocca e mi sta bruciando, infatti mi bevo un goccettino di vino. Mamma mia, una pizzica. Ecco, scusate, non ho voluto tagliare questo pezzo perché è bello vedere anche questi pezzi. Comunque Enrico Caffarelli ha finito, ha compreso. Scusate, il peperoncino non mi fa neanche parlare. Enrico Caffarelli è riuscito nell'impresa. Finita. Un chilo di pasta asciutta, un chilo di mezze maniche, finite per voi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like. Se ancora non ti sei iscritto, iscriviti. Attiva la campanellina, così quando esce un mio video lo vedi in anteprima. Ciao, un abbraccio, a presto.